Renero è sicuramente uno sviluppo di Matador X, quindi nasce proprio da quel progetto ed è una continua evoluzione. Sicuramente in questi anni abbiamo raccolto i feedback dei ragazzi dei team che sponsorizziamo, come il Torpado Ursus e il Torpado Supilot. Ed è un progetto che riesce a allinearsi con le nuove tendenze del cross country e quelle del futuro che saranno del down country, quindi 100 mm front e rear e 120 front e rear come vediamo con la forcella da 34. La struttura rimane la stessa ed è stata arricchita dal punto di vista del design. Il concept è stato integrare dal punto di vista del look l'ammortizzatore che è diventato di tipo trunnio. Poi abbiamo aggiunto tutti gli standard di ultima generazione come integrazione dei cavi da serie sterza 1,5 pollici che permetterà anche di integrare i cavi all'interno di manubrio, attacco e telaio, ma abbiamo mantenuto la possibilità di tenere tutti i passaggi dei cavi esterni. Ovviamente l'integrazione dei cavi è tutta interna al telaio, compreso il dropper post. Poi abbiamo scelto degli standard di nuova generazione come l'UDH il forcellino del cambio, il forcellino universale SRAM. Abbiamo applicato al carro l'attacco flat mount del freno, ovviamente una 29 Boost, con geometria di nuova generazione, quindi 68 gradi, 74 mezzo del tubo sella, ovviamente per cercare di venire incontro ai tratti più difficili tecnici in discesa, però abbiamo mantenuto e migliorato la reattività del carro, l'abbiamo accorciato a 430 mm, questo dona reattività quindi nella spinta dei pedali, ma permette di avere un carro molto agile che segue molto l'anteriore, quindi anteriore impostato per la discesa, ma un carro molto agile che segue la guidabilità dello sterzo. Ovviamente telaio molto leggero, abbiamo lavorato anche su questa biella che è un po' il cuore della bicicletta e permette di diversificare i due travel. Come vedete, questa è la versione 100 mm, mentre questa qua è la versione down country 120. Si gira questo e si mette la forcella da 120 e queste biciclette si trasformano in due escursioni diverse, ma la cosa principale è che mantengono le geometrie, quindi rimangono i 68 gradi, 74 gradi e mezzo senza variare. La versione questa qui da 120 mm da down country, che è la bicicletta di Oscar Vairetti, siamo attorno ai 10 kg, considerato dropper post e 34 di forcella, mentre la versione quella cross country 100 mm, quindi la bicicletta di Marcel Guerini, siamo qualche centinaio di grammi o meno, quindi siamo tra i 9,5 e i 9,8. Sto parlando di pesi con i pedali comunque, però parliamo di biciclette top di gamma che sono dei traguardi importanti come peso. Abbiamo scelto un nome importante per questa bicicletta, Renero, è un nome italiano innanzitutto, di un cavallo importante italiano, quindi di uno stallone, un puro sangue, per i nostri cavalieri. Ed è la versione nuova della colorazione Scuderia. Come potete vedere, colorazione sfumata, il nostro blu che ci contraddistingue e il multicolor che contraddistingue un po' il mondo racing. Queste biciclette qua sono disponibili solamente in questo tipo di colorazione che è quella racing. Io penso di utilizzare in tutta la stagione, sia nelle marathon che nei cross country, la 34, perché comunque peso relativamente tanto e dà una sicurezza maggiore rispetto alla 32. Sono ritornato all'uso del telescopico, in quanto penso che soprattutto nei nuovi cross country che sono sempre più esigenti a livello tecnico, avere una bici che mi possa aiutare a sostenere anche nei pezzi più difficili e guidati sia la roba migliore. E sono molto contento del fatto che la sento molto rigida, col fatto dell'accorciamento del carro. E con questa nuova invenzione Torpado, che invertendo questa piccola boccola possiamo mantenere le stesse geometrie anche montando una forcella molto più alta come la 120. Il suo peso è di circa 10,4 kg, 10,5 kg montando telescopico e forcella 34 da 120. I really like it. It's super fast in the climbs and also rides good in the downhill. So I'm really happy, the first impression is good. For me in cross country, I think 100 mm is still enough. And in the future, with the white tires and the dropper post, for cross country is good enough. And it reacts quite quick. If you push the pedal, it's stiff. So I really like that for sprinting. And yeah, it's good.